Nicola Novaglio, Elite Motorsport, qui a Gubbio con il pilotone Davide Valsecchi. Prima volta sulle salite, gli spiegherai un po' questo mondo che ti ha visto campione italiano un paio d'anni fa. Scusa, grazie mille, per me è una grande soddisfazione avere Davide qui. Poi sicuramente il debutto in salita sarà un bel debutto. Ho visto la gente molto, molto calda, poi sei anche tu in salita, sono tutti abbastanza appassionati di motorsport. E vediamo, sicuramente non ci deluderà. Davide, cosa ti aspetti da questo mondo che penso sia la prima volta che ti cali in questo ruolo in salita? Una bella gara, c'è un sacco di gente, è veramente un piacere. Abbiamo le mini di Nick che sono un fulmine, perciò ci divertiremo sicuramente. Ah, il tracciato! Mamma mia, stupendo, veloce, curve cieche, tutto quello che un pilota sogna per essere in difficoltà, vai. Hai mai seguito qualche gara in salita? Sai di cosa si tratta? Sì, le ho viste, più che altro non mai fatte. Piloti spartani, sì, c'è tanto rischio, perciò bello, le gare che ci piacciono. Grazie per l'invito. Ti sei trovato in una categoria abbastanza agguerrita, si lotterà a decimi, il percorso di soli 4 km, quindi gli stacchi saranno minimi, non si sbaglia niente. È bella questa cosa però, che provi la pista solo due volte e devi essere subito competitivo, dai, è il bello delle gare, no? Mettersi alla prova, perciò hai ragione te, sarà cazzutissima, ma ci divertiremo. Quindi andiamo a fare due salite, Nicola mostrerà il percorso. E ti ha visto anche vincitore due anni fa. Andiamo a vedere. Grazie. Allora, Nicola spiega a Davide questa salita Gubbio Madonna della Cima. Sono 4 km da fare praticamente in apnea, 2 minuti e 6 se non sbaglio il record del mini turbo. Ti avviso che io in apnea 2 minuti non riesco a starci. E allora respirerai al primo tornante, che è più o meno a metà percorso. Ogni tanto respiro. Questo è il mondo delle salite. Non si prova in teoria, quindi dovresti arrangiarti con le due prove di domani. Però per conoscere il percorso, una passeggiata. Anche per avere meno rischi di sostanti. Forse se aspetti gli dai un po' di stacco con quelli che stanno avanti. Ora questa è la partenza, a te la parola. Aspetta Nick, questo è uno delle gare secondo te dietro? Sì. Aspetta o si incazza? Vai. Vai, basta che non fai il colpo forte. Qui com'è? Qui tutto pieno. Arrivi al riferimento rosso, alzi, abbassi, entri al rosso. Quarta qua sono, Quarta. Tengo a quarta. Tieni quarta. Alzo. Attaccati. Questa? Piena. Qui? Dentro. Ok, è troppo presto io farlo, vero? Pieno fino al 50. Poi sai, domani ci lavori, no? Ti devo... Dimmi. Staccatona, c'è una marcia dentro. Stretta? Ritarda poco, dentro. Sotto, destra, sinistra. E questa la sai. Piena. Vai. Qua tengo tanto a sinistra. Tieni a sinistra. Non scalo un cazzo, ma freno. Alleggeria. Al giallo. Via. Dentro. Qua apro, tengo sempre aperto, giusto? Bravo. Qui stacchi dritto, dentro, e ricordati la riga bianca all'esterno. Ok, chiudo lì. Bravo. Chiudo lì sul bianco perché sennò qua mi frego. Questo off-road. Così? Bravo. Forse lo ritarderei. Ancora un po'? Leggermente, sì. Ok. Questa è la tua traiettoria che sai meglio di me. Questa devo farla piena. E arriviamo al tornante. Se la faccio giusta la traiettoria riesco a farla piena, forse, non domani però. Magari la seconda manche. Sì, ma tu poi l'hai fatta piena quando hai vinto? Onestamente. O mai? Credo quella mai. Ok, il tizio l'ha fatta piena, te lo dico al giornalista. Sì?
funzionario va bene, te lo dico il giornalista. Sì? Ma sai quanti lo fanno dire? Poi vedi i passaggi, poi non è pieno. Ok, noi ti concentriamoci perché qua è importante. Qui alleggeriamo, andiamo dentro. Dentro così, boom. Quando sono qua tengo tutto aperto, cazzo. Tutto aperto, ricordati, solo la destra prima del tornante. Sì, ma io sono preoccupato questo di non riuscire a farla piena. Questa invece è facile piena. Tanto davanti direi l'altra volta ti è costato poco. Qui non è che fai... non posso far peggio, capito? Aspetta che magari viene giù un trattore. No, l'ho guardato. Occhio. Browning. Perso 4 anni. Cazzo! Mi serviva lo spazio qua, perché qua arrivo, dopo i 100, stacco. Qui però, secondo me, io ho visto una traiettoria prima. Così. Poi. Dentro. Poi. Qui, ritardi, sotto. Vedi che c'è una fucilata. Cazzerà questo? Sì, no. Anche grosso. Ok. Questo lo uso un po'. Sì, qua è il solito che dicevamo. Un po' in ritardo perché qua mi tende ad aprire tanto, esatto. Giusto? E questa è piena? Questa è piena. Questa è piena, domani te la faccio, non preoccuparti. Questa sì. Dopo la riga bianca qua però devo frenare. C'è spazio. Arrivi qua. Vi arriverai, a destra c'è il tabellone del tempo di solito. Non semplice affatto. È uscito qualcosa? Sì, tanto c'è una GoPro che fa quello, mi scalda l'altra, mi serve solo per le... i vari tagli. L'idea di fare una gara in salita come ti è venuta? Colpa di Nicola? Sì, però non mi è venuta. Nick mi ha chiamato, mi ha detto che c'era un'opportunità e io ho accettato perché era una grande idea. E poi ho una gara dove ci sono... quante macchine elettriche ci sono? 260 più o meno. Chi non vuole venire? Quelli che sono stati a casa dicono no, ma devo andare. Cioè, no. Bello. L'impressione... poi una gomma l'hai messa dentro quella roba lì? Non metterla troppo dentro, tocchi la coppa dell'olio, però non esagerare. Tanto prima che arrivi su, se l'olio non finisce, l'impressione che ti dà a correre tra i muretti, i rail... difficile, cioè più che difficile, diverso rispetto alla pista che comunque ti dà quella sicurezza delle vie di fuga, giusto? Sì, dobbiamo aspettare domani per dirtelo, perché fino adesso così andare a spasso è sempre facile. Tutti i campioni del mondo quando fanno i giri in pro. Poi vediamo domani. Non lo so, la sensazione è che è complicato, nel senso non ho mai approcciato la strada normale come non... tagliando le traiettorie, capito? Mi viene sempre la storia leggermente largo che quando provo, però vediamo domani, magari domani poi mi viene naturale. La verità però è che devi un po'... quando all'inizio non sei abituato devi un po' forzarti,